Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché non ho fatto live, ovviamente, di Genshin per ovviamente un periodo che è stato questo pasquale. E da un lato comunque mi dispiace perché so che comunque Genshin è un gioco abbastanza seguito, ma diciamo che il mio canale si concentra molto su altri argomenti, su altre tematiche, comunque su altri giochi. Mentre invece comunque Genshin l'ho un pochettino, tra virgolette, abbandonato. Non nel senso di giocare, perché comunque ci gioco spesso e volentieri, però nel produrre video o intrattenere con delle live, devo ammettere che in endgame risulta abbastanza faticoso. Non so se magari è un mio pensiero il fatto che il gioco in endgame possa perdere un pochettino della sua, come dire, giocabilità, un pochettino anche del divertimento che mi portava appunto a portare Genshin sia su YouTube che anche sul mio canale Twitch. Però oggi, anzi, per meglio dire ieri, è uscita Rosaria, un personaggio che volevo da veramente tanto tempo. Ho accumulato tutte le mie risorse che avevo a disposizione per lei. Tra l'altro, quello che state vedendo è una clip che ho registrato ieri, proprio mentre stavo pullando per Rosaria, dato che volevo assolutamente Rosaria nel mio roster. E mi sono detto: perché non registrare e fare il video pull classico, come lo faccio su altri giochi gacha al quale mi dedico, come Opera Omnia, ad esempio. E allora ho detto: facciamo un bel video pull, facciamo un video pull e vediamo se effettivamente la mia fortuna, o comunque il mio accumulare, se sarà servito a qualcosa. Devo ammettere che è andata meglio di quello che potessi immaginare. Però ovviamente non voglio spoilerare nulla, voglio che voi stessi possiate godervi i miei pull, anche perché li vorrei commentare, ma credo che non ci sia bisogno. Penso che i pull alla fine si commentino da soli, non c'è assolutamente bisogno che io aggiunga ulteriore parola nei confronti delle pull che appunto sono state fatte. Rosaria, ne ho già parlato, vi ho già detto quello che pensavo di lei e quindi direi che ci possiamo godere questa prima summon, che guardate un po' che cosa succede. Già subito cometa dorata. E io ho detto: ma com'è possibile? Com'è possibile che mi sia uscita la cometa dorata? Ebbene sì, è uscito Tartaglia alla terza pull. Al terzo pull, sì. E il mio stupore non è tanto il fatto che mi sia uscito Tartaglia, perché comunque è in rate up, hai un 50% di poter trovare Tartaglia dal banner. La cosa che mi ha sconvolto è che praticamente io avevo appena pullato Xiao. Cioè, io ho fatto la prima multi da 10 e mi è uscita la terza pull Tartaglia. Fischl ce l'ho già C6, quindi alla fine non mi interessava. L'unica che mi interessava di questo banner era Rosaria e volevo addirittura portarla a Costellazione 2. Non vi dico ovviamente se ci sono riuscito o no, però il mio intento era trovare Rosaria. E invece trovo subito Tartaglia. Tra l'altro faccio vedere anche la history, proprio per farvi vedere che il mio ultimo personaggio è stato Xiao. Io mi sono fermato a Xiao. Non ho pullato più da quando avevo ottenuto Xiao. Quindi praticamente è successo che ho preso un 5 stelle, due pull e 5 stelle. Quindi non ho neanche rovinato il PT. Quindi tutte le summon che vado a fare in questo momento sono tutte cumulative per il prossimo personaggio. Ed è una cosa che va benissimo per me. Io ero convinto di rovinarmelo questo PT, o comunque di creare un PT per il prossimo personaggio senza ottenere Tartaglia. E invece l'ho preso, l'ho ottenuto. Devo dire che Tartaglia a me non piace come personaggio, oddio. Cioè, nel senso, non dico che sia scarso, ma non mi piace, non mi fa impazzire. Il suo lungo cooldown dell'elemental skill non è una cosa che prediligo molto. Però, avendolo adesso nel mio roster di personaggi, sinceramente parlando, vorrei effettivamente provarlo, vorrei testarlo, vorrei vedere se effettivamente utilizzato magari come sub DPS possa effettivamente darmi qualche soddisfazione. Ripeto, non lo cercavo, ma il fatto che comunque sia uscito un pochettino mi ha reso felice.
Avrei sperato un V-Look, se devo essere sincero, però direi che anche questo pool possa essere soddisfacente. Barbara, che possiedo già C6, quindi non mi interessava completamente. La Sacrificial Greatsword, che può essere carina, perché comunque mi permette di ridurre il cooldown in base al personaggio su cui la utilizzo, quindi non è andata male. Alla fine 2-4 stelle in una pool da 10 direi che è sempre un guadagno. Però, sinceramente parlando, io volevo Rosaria. E già con queste 23 pool rimaste ho detto, vuoi vedere che non mi esce manco Rosaria? Cioè, mi è uscito Tartaglia e non mi è uscita Rosaria. Nah, non credo che sia una cosa molto plausibile, soprattutto con quelle pool, con tutte quelle pool, cioè che non mi sia uscita neanche una Rosaria, era abbastanza ridicolo. Però poi comunque mi sono un attimo tirato su di morale, perché fortunatamente mi è uscita. Almeno la soddisfazione di averla nel mio roster di personaggi c'è, quindi Rosaria fortunatamente l'abbiamo trovata. Per quanto riguarda Rosaria, devo ammettere che giocandola e vedendo meglio il suo moveset, provando meglio il suo moveset, vi consiglierei a questo punto veramente di giocarla come DPS fisica. Cioè, lei i danni di ghiaccio che fa sono veramente minimi. Fa un elemental skill dove fa praticamente due colpi di ghiaccio, quindi non fa praticamente nulla come danno ghiaccio. E poi vabbè, la burst, che comunque si ricarica, non dico velocemente, ma anzi si ricarica un po' più pesantemente rispetto ad altre burst, quindi il fatto di sfruttarla principalmente per la sua burst, come ovviamente avevo intenzione di fare io, non credo che sia la scelta più logica. E mi ricredo, quindi ritorno indietro sui miei passi e dico che comunque Rosaria conviene molto di più giocarla come DPS fisico, soprattutto equipaggiata con la lancia di Frostpine, che dà bonus fisico e tra l'altro aumenta i danni in base all'attacco quando colpisce un nemico ghiacciato o addirittura frizzato. Quindi direi che quella è assolutamente una combinazione per lei letale. Artefatti ovviamente Bloodstained e Gladiator, tecnicamente per avere un set da DPS fisico probabilmente ottimale, almeno per come la vedo io. E per il resto non c'è nient'altro da dire. Non c'è nient'altro da dire, anche perché, ripeto, i danni crio che lei fa, sinceramente parlando, sono veramente pochi. Forse la burst serve di più per triggerare Super Conduct e quindi avere la possibilità di triggerare il Super Conduct rispetto a fare danni di ghiaccio. Quindi tecnicamente consiglierei proprio una build incentrata sul danno fisico, almeno per quello che sono riuscito a vedere e per quello che fondamentalmente è Rosaria. Io in realtà sono rimasto un po' deluso da questo, perché volevo sfruttarla per fare danni elementali di ghiaccio e quindi avere la possibilità di affiancarla in futuro con un Chongyun e con un Diluc. Cosa che potrei benissimo fare in team con Chongyun e Diluc, ma diciamo che rovinerei un DPS fisico che in realtà potrebbe essere comodo anche per un ipotetico secondo team. Detto questo, adesso sto semplicemente raccimolando tutto il raccimolabile per tentare di trovare un'altra Rosaria, perché come state vedendo purtroppo non ho ottenuto altre copie di Rosaria, ho ottenuto una sola copia di Rosaria in 50-60 pool, una cosa veramente pazzesca. Mentre invece ho visto gente che con una pool ne hanno trovate due, che ne hanno trovate tre, cioè veramente una cosa incredibile. E quindi niente, ci tenevo comunque a farvi un attimo compagnia commentando queste mie pool, dandovi anche una seconda opinione per quanto riguarda Rosaria, dato che avevo fatto uscire un video dove volevo appunto commentare il kit di Rosaria e darvi una mia opinione sul come avrei giocato Rosaria. E adesso che ho Rosaria a disposizione e ho potuto provarla, ritorno indietro sui miei passi e vi dico effettivamente quello che penso in questo momento. Detto ciò, non ho nient'altro da aggiungere. Spero che queste mie pool vi siano piaciute, spero che possiate seguirmi qui ancora sul mio canale YouTube, ma soprattutto seguirmi in live su Twitch, dato che io streamo praticamente tutte le sere a partire dalle 21, sia Genshin sia ovviamente altri
tipi di giochi, quindi vi aspetto qualora voi vogliate fare un salto e salutarmi, magari se volete. E niente, detto ciò, io vi lascio con queste ultime pull, vi ringrazio per aver visto il video e come sempre ci becchiamo alla prossima. E buona fortuna con le vostre pull. Bye bye!